Ciao a tutti, spero che questa postazione vada più o meno bene. Sento un leggero eco, ma forse perché la stanza è abbastanza vuota. Per chi non lo sapesse, mi sono appena trasferita in una nuova casa. Ho una postazione trucco che mi piace molto, anche se da dietro sembra abbastanza vuota. E niente, stamattina sono in vena di chiacchiere, quindi ho detto perché non fare un altro Get Ready With Me? Anche perché in tantissime su Instagram mi avevate chiesto di riproporre il make-up peachy sui toni pescati che vi avevo mostrato nelle stories. Quindi oggi vi parlerò un po' di quello che è successo ultimamente, di come sta andando la convivenza, vivere da sola e così via. Allora, premetto innanzitutto che per quanto riguarda gli ombretti ho utilizzato quasi esclusivamente la nuova palette di Nabla, la Soul Blooming. Questi sono gli ombretti e penso siano bellissimi, anche se questo c'entrerà poco col video di oggi, però sono rimasta delusa dal colore che inizialmente mi incuriosiva di più, ovvero Garden Gate. Questo qua che ricorda un po' Alchemy, steso sugli occhi non rende, né col pennello né con le dita. È stata una grande delusione, però vabbè. Come al solito comincio dal primer occhi, questo qua è il mio preferito di Urban Decay, ormai ve l'ho mostrato in tutti i video. E niente, sono tornata da un paio di giorni dal Salone del Libro, sono stata a Torino per il mio compleanno, che è stato il 13 di maggio, e in occasione del mio compleanno sono andata con Mr. Civi al Salone del Libro e poi ho girato per Torino. Ero stata già anche l'anno scorso al Salone e mi sono divertita veramente tanto, è stata una bellissima esperienza. Allora, il primo colore che vado ad utilizzare è Gea, questo marroncino terracotta, è un colore comunque molto caldo. Ho avuto occasione di rivedere Arianna del canale Filo di Arianna, che avevo conosciuto l'anno scorso a Mare di Libri, e è stato bellissimo poter girare la fiera insieme a lei. Mi sono divertita veramente tanto, è stato uno dei regali più belli. Poi ho incontrato finalmente dal vivo anche Giorgia di Joriz. Insomma, è stata un'esperienza veramente molto molto bella, sono molto contenta. Adesso pian piano vi farò vedere anche gli acquisti. Su Instagram ho messo una foto in cui vi mostro appunto che cosa ho preso, che cosa mi è stato regalato, gli omaggi e così via. Sono riuscita ad assistere soltanto ad un incontro con Igor e Giorgio Amitrano, ma è stato estremamente interessante perché hanno parlato del Giappone, della loro esperienza in Giappone, vivere in Giappone, lavorare in Giappone. Io ero in adorazione. Uso poi Middle Karma, questo marroncino un po' più chiaro. Per quanto riguarda invece vivere da sola, al momento sono 2 settimane che io e Mr. Cibi ci siamo trasferiti qua e devo dire che mi sto trovando abbastanza bene. Allora, l'inizio è stato traumatico perché sono stata male, comunque non sentivo questa casa, casa mia, e anche adesso, cioè, la sento più mia perché comunque ci ho messo le mie cose, le lucine, insomma, già soltanto mettendo i libri, i vestiti, le scarpe, insomma, le cose veramente basiche, già la sento molto più casa mia e me ne accorgo soprattutto quando non sono in casa. Quando sono in casa è abbastanza normale, non ho paura di stare da sola, è una zona comunque molto tranquilla, i vicini sono simpatici per quello che ho potuto vedere fino adesso, sono quasi tutte anziane signore. Una di queste mi ha dato anche il benvenuto ufficiale nella palazzina, quindi mi sento a posto con me stessa adesso. Pian piano, insomma, mi sto abituando alla casa, mentre per quanto riguarda la città, sono in una città che non conoscevo, quindi nuova, non conosco nessuno di questo posto, quindi sono completamente da sola. Ed è una cosa che mi spaventava tantissimo all'inizio, avevo paura di non riuscire ad ambientarmi, che non mi piacesse la città. Non sono lontanissimo da dove vivono i miei, perché comunque sono 2 ore qualcosa in macchina, però comunque sono da sola per adesso. E non me la sto cavando male. Giro anche da sola in centro. Ovviamente la prima volta mi sono persa, ho dovuto ricorrere al cellulare, ma pian piano, uscendo sempre più di casa, andando in città da sola in centro, sto prendendo un po' più di confidenza e per ora quello che ho visto della città mi piace tantissimo. Quindi sono molto contenta di questo. Inoltre ci sono 2 fumetterie, ci sono un'infinità di librerie, almeno 3 o 4. Ci sono poi tanti negozi che mi piacciono, ho trovato un posto che vende tè sfuso
incluso e non soltanto i classici, ma tanti tanti tipi diversi, ed è stato meraviglioso andare lì e annusare, provare, fare acquisti. Insomma, mi sto trovando molto bene, sono contenta. La cosa forse che mi rende più contenta di tutto questo è che sto facendo tutto praticamente da sola, perché Mister Cibi lavora tantissimo, quasi tutto il giorno, quindi sono da sola a casa, sono da sola in città. Per me, che non sono tanto abituata ad andare in posti che non conosco, soprattutto non ho senso dell'orientamento, è un grande passo avanti. Vado adesso a prendere con le dita Climbing Rose, che è questo rosa metallizzato, molto molto bello. E ho notato che per i colori metallizzati, cioè guardate, come per la Dreamy, è meglio utilizzare le dita, cioè rende molto di più il colore, ne basta meno e si stende anche meglio. A parte questo, la convivenza va bene con Mr. Cibi. Noi comunque stiamo insieme da 10 anni e questa è la prima volta che ci troviamo a vivere insieme. Ma pensavo che all'inizio ci fossero più problemi, perché alla fine 10 anni sono tanti, ma siamo sempre stati abituati comunque a vivere per conto nostro. Quindi avevo paura, soprattutto all'inizio, che magari non ci trovassimo proprio a nostro agio, perché io sono abituata comunque a vivere in casa con altre persone, ho anche una sorella più piccola, lui invece no. Siamo comunque due persone abbastanza, tra virgolette, gelose dei nostri spazi, abbiamo le nostre cose, le nostre routine, quindi temevo che all'inizio fosse più difficile abituarci, ma in realtà va tutto bene. Io poi sono una persona abbastanza litigiosa, mentre per adesso va tutto bene. È strano, però sono contenta. È una cosa veramente bella finalmente poter vivere insieme alla persona che amo, co poter costruire una vita insieme finalmente. Sono molto contenta quindi di come stanno andando le cose. Una cosa che non mi aspettavo è il lavoro a casa. Nel senso, questa è una casa vecchia che non è stata abitata per tanto tempo, quindi c'è da pulire in continuazione, c'è da mettere a posto. Non sono abituata a fare tutto sto lavoro da sola, tra l'altro. Prendo adesso Philosophy, che è questo colore qua, un po' bianco-rosa. È molto molto luminoso, quindi lo uso come punto luce. Devo dire che tutto sommato sono molto soddisfatta, perché nonostante io non abbia potuto scegliere la città in cui vivere, anche la casa, siamo stati abbastanza sfortunati nel trovare casa. Non perché non sia bella questa casa, ma in generale la ricerca di una casa è stata molto molto stressante. In generale, nonostante tutti questi imprevisti, nonostante ancora gli imprevisti che stanno accadendo, perché non so se l'ho mai raccontato, però abbiamo avuto tantissimi problemi con internet, quindi siamo stati giorni senza internet, non potevo filmare, pubblicare post. So che può sembrare una cosa stupida, però quando sei da solo, in casa, in una città che non conosci, magari di fuori diluvia, ci sono ben poche cose che puoi fare in casa, senza la TV, cioè. Ho passato veramente giorni soltanto a pulire, isolata dal mondo, senza poter parlare con nessuno. Insomma, è stato difficile. Ogni giorno poi salta fuori qualcosa di diverso, che è da riparare, da sistemare, che non funziona. Ah, praticamente il trucco occhi pesca sarebbe finito così. Manca soltanto il mascara che metto dopo. Adesso passo al correttore. Infatti sono andata a bagnare la Beauty Blender. I correttori che uso al momento sono sempre gli stessi, perché mi sto trovando bene col Naked Skin per quanto riguarda la zona proprio dell'occhiaia, perché è un po' aranciato. E poi il correttore di Dior, cioè dello Scotch, perché è uguale a quello che ha mia sorella, quindi per distinguerlo l'abbiamo etichettato il mio. Infatti all'inizio l'avevo lasciato a casa. Ed ero un po', non dico disperata, perché uscire comunque soltanto col correttore aranciato, cioè secondo me si vedeva che ero arancione sotto, perché non avevo qualcosa da contrastare. Però per fortuna in questi giorni non ho tantissima occhiaia. Non sto dormendo tantissimo, però sono sicuramente un po' meno stressata rispetto all'inizio, perché comunque il trasloco non è facile. Come vi ho detto, ci sono stati tanti tanti imprevisti, ci sono tante cose che non funzionano, sono da scoprire, insomma, anche semplicemente il dover inscatolare tutta la tua vita e portarla via, cioè è stata la cosa più difficile. Vabbè che comunque l'indispensabile
ce l'ho. Però pian piano mi sto accorgendo che mi manca la mia tazza preferita. Io al momento ho solo una tazza da tè, che è una stupidaggine, me ne rendo conto. Però pian piano sento comunque la mancanza di alcune cose. Per fortuna, fra una settimana torno giù e mi sto segnando pian piano tutte le cose che voglio portare via. Poi al momento non ci sono grosse difficoltà. Ecco, guardando un po' in giro, le vostre curiosità, ad esempio, cibo. Mangio da asporto, cucino. Cucino. Non faccio mai chissà che cosa, eh? Cioè faccio sempre cose comunque molto semplici, che poi erano quelle cose che facevo anche a casa quando ad esempio ero da sola. A me piace ad esempio molto il riso, a volte lo faccio in bianco, l'altro giorno l'ho fatto al curry perché mi piacciono le cose molto saporite, a volte faccio il riso, lenticchie al curry. Ho riscoperto il tacchino, quindi spesso mi faccio un filetto di tacchino o petto di pollo, insomma. Ho riscoperto poi una sorta di passione per le polpette, sempre di tacchino, le arrotolo, cioè le faccio passare nei cornflakes così vengono belle croccanti e le metto in padella. Spesso mi faccio la miso, che mi piace tanto. Vabbè, la pasta con vari sughi, insomma, cose veramente molto molto semplici. Per adesso ho mangiato sempre a casa. Siamo usciti per la prima volta al ristorante qui ieri perché sono passati gli zii e quindi siamo usciti in compagnia. Fisso il correttore con questa cipria che è abbastanza nuova, si chiama Peach Perfect della Too Faced. Nuova per me, insomma. Pensavo all'inizio che questa profumasse come la palette, sempre della Too Faced, alla pesca. In realtà ha un odore molto più dolce perché non c'è soltanto pesca, ma mi sembra anche fico. Fino a qualche giorno fa qua faceva molto caldo, sembrava estate. Adesso invece è tornato un po' il fresco, si capisce. E infatti all'inizio ero un po', non dico nel panico, però ci sono rimasta un po' male perché non sapevo come fare la valigia dei vestiti. All'inizio l'avevo caricata di panni un po' troppo pesanti, però quando sono arrivata qua ha fatto estremamente freddo, quindi non avevo panni. È stato veramente un incubo, però si sopravvive a tutto. Una cosa molto buffa che è successa, ve la racconto mentre metto il mascara perché sapete sono molto molto lenta, utilizzo quello di Chanel, non mi ricordo come si chiama, Le Volume de Chanel, il numero 10, comunque quello nero. Sono veramente negata, è il primo mascara Chanel che compro, quindi perdonate. Comunque l'altro giorno mi sono detta, dai, voglio fare i focaccia. Sono praticamente come dei panini, ve li avevo fatti vedere cos'era a febbraio. Comunque su Instagram ci sono nelle storie salvate sul mio profilo riguardo a Budapest. Sono tipo dei panini croccanti fuori e morbidi all'interno. E a me piacciono molto quelli col formaggio. E allora mi sono detta, dai, per fare qualcosa di diverso, visto che ancora non abbiamo trovato un forno di fiducia, ho detto faccio questi panini qua. Bene, sono andata a prendere tutti gli ingredienti, no, carichissima, parto. Non ho la bilancia in casa per pesare gli ingredienti. Ormai avevo preso tutto e ho detto dai, vado a occhio. Nel frattempo ho suonato il postino che c'era un pacco per me. Sono scesa con un occhio solo, truccato col mascara, vabbè. Non mi ricordo dove ero rimasta con la mia storia dei focaccia. Comunque, non avevo la bilancia per pesare gli ingredienti, quindi sono andata d'occhio. Poi è venuto fuori che non avevo nemmeno la grattugia per il formaggio. Bisognava grattugiare finemente il formaggio e metterne l'impasto. Ok, lo taglio col coltello. Macello. Una volta pronto poi l'impasto, mi sono accorta che non ho nemmeno il mattarello con cui stendere l'impasto. Fate conto che è un impasto tipo da pane, bisogna stenderlo. E quindi ho preso un rotolo terminato di pellicola, ho messo la carta da forno sopra l'impasto e ci ho dato con il rotolo. È stato veramente difficile, ma molto divertente, anche perché alla fine sono venuti molto buoni. Cioè, nonostante la mancanza della bilancia, nonostante non ci fosse il mattarello, la grattugia, sono venuti buoni! Niente, per dire che a volte sì, mancano delle cose in casa, niente va come previsto, però una soluzione la si trova. Utilizzo questo di NARS Orgasm, che è molto molto carino perché è sempre sul color pesca e ha tipo delle perlescenze di brillantini oro. D'estate soprattutto mi piace molto sulla pelle abbronzata. Non si vede tantissimo. Non so se è per il blush in sé o se magari è la mia pelle. Poi vabbè, con questa luce sicuramente non si vedrà niente.
proprio far vedere le cose, non lo so. In questo caso l'illuminante non lo metto perché questo è già abbastanza luminoso. Per le sopracciglia è un mondo che sto scoprendo adesso, quindi i prodotti che utilizzo sono sempre gli stessi, la matita di Nabla e il gel di Benefit. A volte utilizzo anche solo il gel perché me le tiene comunque in ordine, pettinate, e secondo me fa già solo così differenza, anche perché non sono brava a farmi le sopracciglia, cioè io con la matita riempio quei pochi buchi che vedo qua all'inizio, che magari da questa distanza non si vedono nemmeno. Niente, quindi per adesso sono molto contenta, difficoltà ce ne sono, però basta tenere duro e una soluzione comunque la si trova bene o male a tutto. Ho trovato anche un posto molto molto bello dove eventualmente andare a leggere in città. Ci sono le mura e sotto le mura o in cima alle mura comunque c'è tanto verde, una pace perfetta, non c'è praticamente mai nessuno. Non conosco ancora nessuno qua, però con il tempo, pian piano, uscendo, lavorando, sicuramente conoscerò più persone. Sono indecisa se mettere il rossetto o meno, perché Mr. Cibi per il mio compleanno mi ha regalato questa meraviglia, cioè penso di non aver mai avuto un rossetto più bello, cioè bellissimo. Si chiama Rouge Volupté Shine e il colore invece, forse è scritto sempre qua, forse no, forse è scritto sulla scatolina che ho ancora, è il numero 9, si chiama Nude Sheer. Praticamente è un rossetto molto idratante, che è una cosa che mi piace tantissimo, e non è un colore pieno, è abbastanza non trasparente, però molto leggero. Dà un effetto secondo me pieno alle labbra, è un colore che si avvicina molto al mio colore naturale, quindi come se fossero le mie labbra naturali ma più belle, e mi sa di estremo lusso. Cioè il colore praticamente sarebbe questo qua, vedete, è nude, sembra anche abbastanza scuro, sulle labbra è molto più leggero. E io adesso mi sono fatta bella truccata, ma oggi mi aspetta una giornata intensiva di stiro. Devo stirare i panni, vabbè. E niente, questo è quindi il trucco che mi sono fatta recentemente nelle stories su Instagram, che mi avete chiesto in tanti. Spero che questa chiacchierata sul vivere da sola, la convivenza, vi abbia fatto piacere. Ovviamente se avete altre domande al riguardo lasciatemi qua sotto nei commenti, così in futuro potrei girare un video proprio dedicato. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!